Lunedì i 320 ragazzi della scuola Corsi verranno ospitati in questa nuova scuola per il tempo necessario dei lavori alla scuola Corsi, il loro plesso originario. Il Molo IV si è trasformato in scuola ed è pronto ad ospitare gli studenti del vicino istituto secondario di primo grado di via Sant'Anastasio. Aule, spazi comuni, servizi igienici, la palestra, gli strumenti musicali, c'è tutto per garantire ad alunni, docenti e personale scolastico di incominciare il nuovo anno in una sede che, per quanto provvisoria, è stata attrezzata a dovere in certi spazi anche con una godibile vista mare. Sono degli spazi molto belli, effettivamente, sono stati messi a posto con un grande lavoro da parte del Comune di Trieste. Noi siamo molto contenti di tutto il lavoro fatto e anche del fatto che abbiamo mantenuto comunque la scuola all'interno del nostro bacino d'utenza. Una scuola con vista sul mare è veramente una scuola in cui i ragazzi lavorano con piacere e questi spazi così grandi che abbiamo potranno essere adoperati per azioni di didattica innovativa. Per realizzare gli interventi in Molo IV, 14 aule, una palestra, due spogliatoi, una sala professori e due uffici amministrativi, oltre ai servizi igienici, il Comune ha impegnato la cifra di 627.000 euro. Alla Guido Corsi partiranno a brevissimo i lavori di adeguamento per la durata stimata di 24 mesi. Ringrazio ovviamente all'ottima collaborazione con TTP, i nostri uffici dell'immobiliare e dei lavori pubblici, e il dirigente della scuola, il dottor Benes, perché abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Un'ottima scuola contenitore per la città di Trieste, che permette anche l'avvio quindi del cantiere La Corsi in via Sant'Anastasio, un cantiere già appaltato che vedrà all'inizio a fine mese dei lavori effettivi di messa in sicurezza dell'intero edificio. Inoltre in piedi un'agevolazione, grazie a Trieste Terminal Passeggeri, per coloro i quali avranno la necessità di entrare in Molo IV con l'auto per accompagnare gli studenti a ridosso dell'ingresso, permettendo loro di entrare e uscire senza dover pagare il biglietto del posteggio. Grazie a TTP c'è la possibilità di avere 15 minuti di tempo per poter entrare e uscire dal parcheggio, quindi poter lasciare i propri figli all'interno della scuola e andare via, quindi 15 minuti senza dover pagare il ticket, e questo ovviamente ringraziamo TTP per questo servizio aggiuntivo e poi anche per aver fatto un percorso pedonale con una messa in sicurezza che permette quindi l'accesso pedonale dei ragazzi alla scuola anche in sicurezza.